31 luglio, continua il giro con Giovanni e lo stiamo aspettando. E in questo secondo video vedremo, arriveremo a fare lo sterrato nuovo che costeggia il Musone. Bell'incidente, eh? Era una macchina l'altra, era giù sfasciata. Per una banda. Sì. Fuori strada. E io sono sempre sulla mia Canon dell'FSI 29 Carbon Team. Ci avrei scommesso che mettevi a posto la sella. Sì, perché basta, no? Ma no, perché ogni anno non ti va mai bene. No, perché ti ho fatto il segno. Ah. Sai che devi fare? Devi metterci il nastro isolante, in modo che lo ritrovi subito. Che sta sempre che è quello. Certo. Sì. E anch'io l'ho messo qua. Così se qua. Tutto attorno in modo che so qual è. E già sai qual è la misura. Sei subito a posto. GoPro registra video. Sto già registrando, ok. Scusa, con la 29 già hai pure il passo più lungo del mio. Sì, sì, certo. Però tutti i rapporti sono bilanciati proprio col fatto che ho la 29, eh? È tutto calcolato a tavolino. Macchina in arrivo. Prima di cambiare la trasmissione mi sono messo lì a fare tutti i calcoli per vedere quali erano vantaggi e svantaggi, com'era con il rapporto che avevo trovato su, com'era con questo, quale corona prendere davanti. Valutare se valeva la pena fare la spesa. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Al bivio, facciamo quella che va dritta. Facciamo quella che va dritta, che si mette subito sullo sterrato. Dritto, qua.
sinistra. Sì, sì. Vedi, qui hanno aperto una nuova ciclabile, eh? Non questa. Non di qua però. Allora questo va avanti. Sì, perché non è di qua. No, infatti te l'ho detto, non è di qua. Sinistra, sinistra. Però se vuoi possiamo fare quella che ho fatto nel senso inverso, che hanno aperto nuova, che dovrebbe essere di qua. Sì, di qua, seguimi. Faccio fare un pezzo nuovo molto bello che hanno fatto quest'anno. Da qui non si va a Loreto. Da qui non si può andare a Loreto. Cioè, ci puoi andare perché bene o male ti ricolleghi ad altre strade, ma sbuchi fuori tra i due ponti della strada che abbiamo incrociato prima. Cioè, se prendi la strada statale, sì, poi ci arrivi a Loreto, ma non è il massimo. Ecco, appunto. Infatti, è quello che pensavo di fare io, che poi ci ricolleghiamo all'altro. Però te lo volevo far vedere, siccome... No, no, è molto bello, è nuovo di quest'anno. E solo che non so ancora bene il punto esatto da dove si prende dall'altra parte. Ho detto, da qui lo so prendere e lo facciamo. Poi facciamo avanti e indietro.
qua. Sì. Sì, sì, quella che abbiamo attraversato prima dove c'era l'incidente. Allora conviene, Luca, ti facciamo questa indietro? Sì, sì, adesso voglio vedere bene dove sbuca in modo da saperla prendere anche dall'altra parte. Sì, lo stavo guardando, forse di lì possiamo ricollegarci all'altra, volendo. Là. Maratona delle Dolomiti. Sì, no, ho comprato il completino. Eccolo lì. Vedi che non è... Sponsorizzato dall'Enel. Io teoricamente mi potrei far regalare un pass. Mia cognata. Fatelo regalare, cavolo. Vedi, perché non è facile ritrovarla. Per questo ho voluto rifare... Ciao. Cavolo, è difficilissimo perché molte sono le richieste di iscrizione, sorteggiano e... Ma magari riuscissimo a farla. Ma io faccio i primi 5 km. Ma no, basta che fai il percorso corto. Con calma. Cos'è il percorso corto? Percorso corto è il Sella Ronda. Quindi è comunque impegnativo, perché non è da sottovalutare. Però fatto con calma lo fai. Ma fa interesse. Sì, ho capito. Lui però farà o il medio o il lungo, che sono un'altra roba, Io il Sella Ronda l'ho già fatto in tutti e due i versi e l'ho fatto anche sui rulli. Vabbè, sui rulli. No, vabbè, sui rulli, è uguale, eh. Cioè, le salite sono quelle. Sì, è uguale come cosa, ma non è... Però sai, l'ho fatto con Full Gas, che ha il video di tutto il percorso, quindi in realtà me la sono goduto come quasi come se fossi andato lì.
Chiaro, essere lì è un'altra cosa. Però l'ultima volta che ho fatto il Sellaronda, oh, mi sono trovato con la ruota a terra, almeno sui rulli questo non capita. Io non sapevo niente di me, veramente io a Luca gliel'avevo detto. Sì. Pensavo che mi avesse parlato, purtroppo. No, beh, non sono stato a riferire io, qualcosa gli avevo accennato, che però non sono stato lì a fare tutti i discorsi. Però Eleonora ormai purtroppo è la famiglia. Ma è già. Aspetta. Sì, hanno fatto la separazione. Ok. Guarda che siamo in video, però dopo mi tocca tagliare. No, infatti bisogna che mi ricordo. Aspetta, finiamo di fare sto percorso qui che è bello. Poi dopo. Adesso penso dritti, dritti, dritti. Occhio, passo avanti. Ciclista, eh?
quanto bello. Sì, facciamo lo sterrato quello lì. E facciamo il mare, ok? Sì, sì, sì. E facciamo il lungo mare. Aspettami che bevo. Sì. Questo video è finito. Metti mi piace. Iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video di questo giro continuano. Ciao, alla prossima!